Il mondo che ci circonda è reale oppure illusorio? Ed inoltre, la vita ha un senso oppure no? Sono due domande che scrittori, filosofi, intellettuali di tutte le epoche si sono sempre posti, dando a queste due domande risposte anche molto diverse. Vediamo quest'oggi la risposta a queste due domande da parte di Eugenio Montale, che quando è un giovane poeta di appena 27 anni, nel 1923, compone uno dei suoi ossi di seppia più belli, più brevi e al tempo stesso più famosi, forse un mattino, andando in un'aria di vetro. Ecco a voi una prima lettura del testo di questa bellissima lirica di Montale. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi. Ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Una poesia brevissima dalla struttura elementare. Due sole quartine. Rileggiamo e commentiamo la prima. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. L'io lirico sta facendo un'ipotesi. Immagina che forse un giorno o l'altro, in una mattina fredda, con un'aria di vetro trasparente, cristallina, quasi morta, arida, il poeta si guarderà le spalle, si rivolgerà si girerà all'indietro e vedrà che cosa? Vedrà finalmente verificarsi, compirsi una sorta di prodigio che lui definisce il miracolo, forse atteso da tanto tempo. Che cosa vedrà? Non vedrà nulla. Vedrà alle proprie spalle il nulla, il vuoto dietro di lui. E proverà la stessa sensazione di terrore, di spavento, di paura che prova un ubriaco quando ha perso ogni punto di orientamento. Dunque il poeta immagina di svegliarsi un mattino, di camminare per strada, di guardare alle proprie spalle e di vedere che cosa, che il mondo, che la realtà in realtà non esiste, ci sono soltanto il nulla e il vuoto dietro di lui. Dunque la realtà è soltanto un'illusione, il mondo non è reale. È una pura proiezione della mente, è una pura fantasia, è una pura illusione. Vediamo ora la seconda quartina, che dice così. Poi, come su uno schermo, s'accanteranno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto, ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano. Col mio segreto. Tuttavia, questo nulla, questo vuoto dietro le spalle, durerà soltanto per una frazione di secondo, e poi il mondo ricomparirà agli occhi del poeta. Dice lui, a riga 5, come su uno schermo, come le immagini su uno schermo cinematografico. E come immagini s'accamperanno su questo schermo di gitto di colpo improvvisamente. Alberi, case, colline, cioè le immagini della vita di tutti i giorni, per l'inganno consueto, per il solito inganno. Ecco dunque che cos'è il mondo in questa fase della sua vita per Eugenio Montale, è l'inganno consueto, è l'inganno che vediamo con i nostri occhi ogni mattina quando ci svegliamo, l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi. Per quale motivo? Perché ormai il poeta avrà preso consapevolezza della natura illusoria, finta, fittizia della realtà e non ci crederà più. E che cosa farà? Ed io me ne andrò zitto, in silenzio, senza dire nulla a nessuno, con questo mio terribile segreto nella mente, in mezzo a tutte le altre persone. Cioè, come si dice alla fine del testo: fra gli uomini che non si voltano, cioè tra tutte quelle persone che non hanno il coraggio di voltarsi per rendersi conto del fatto che la realtà in realtà non esiste e che forse dunque la vita non ha assolutamente alcun significato. Negli ultimi due versi di questa poesia un'antitesi forte, e evidente, tra l'io lirico, il poeta, che rimane zitto, conservando dolorosamente nel cuore il segreto dell'inesistenza del mondo, della natura illusoria delle cose, e la maggior parte degli esseri umani che non si curano di queste domande, che non hanno dubbi di questo tipo, che semplicemente vivono la vita senza neanche rendersene conto, che non si voltano mai a guardare la realtà profonda delle cose e che dunque procedono sereni, tranquilli, senza farsi tante domande. Qual è il rischio? e che l'unica persona che ha avuto il coraggio di voltarsi, il poeta, conosca la verità, ma che la verità lo porti ad essere tremendamente infelice e che invece per paradosso tutti gli uomini che non si voltano siano invece felici, perché non conoscono la realtà profonda della vita. Concludiamo rileggendo questa breve, intensissima poesia di Eugenio Montale, da Ossi di seppia. Del 1925. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto, ma sarà troppo tardi ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Grazie a tutti per l'attenzione. Se volete, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale YouTube. A presto, ai prossimi video.